Buonasera Londra, teoricamente fra teoria e pratica non ci dovrebbe essere nessuna differenza, praticamente ce n'è. È realmente conveniente assumere carboidrati a rapido assorbimento e proteine nelle 2 ore successive all'allenamento? La finestra anabolica esiste realmente? Scopriamolo. La fisiologia sportiva ha evidenziato che quando ci alleniamo e depauperiamo il muscolo delle sue riserve di glicogeno, nei 120 minuti seguenti il muscolo riesce a captare più velocemente il glucosio ematico e gli aminoacidi. Questi 120 minuti vengono indicati come finestra anabolica perché è il periodo di tempo in cui il corpo passa da una fase catabolica indotta dall'allenamento a una fase successiva anabolica. Per anni abbiamo quindi sentito consigliare assumere carboidrati a rapido assorbimento per rifocillarci subito del glicogeno e andare a compensare la carenza e di amminoacidi per spingere la sintesi proteica. Ma questa pratica è realmente utile e necessaria? La ricerca scientifica, ormai da una ventina d'anni, quindi non da ieri, ha mostrato che in realtà la finestra anabolica non esiste. O meglio, ha una sua rilevanza, ma soltanto in casi specifici. Per esempio, il glicogeno muscolare viene sì risintetizzato più velocemente nelle 2 ore dopo l'allenamento, ma in un periodo di tempo già di 20 ore, a parità di quantità, il glicogeno muscolare risintetizzato è lo stesso. Quindi, se noi assumiamo carboidrati a rapido rilascio subito dopo l'allenamento, abbiamo subito un'impennata della crescita del nostro glicogeno muscolare, ma che poi rallenta mano a mano nel tempo. Se invece noi assumiamo i carboidrati 3, 4, 5 ore dopo, o comunque nelle 20 ore seguenti, la risintesi di glicogeno sarà più lenta e graduale, ma alla fine delle 20 ore arriveremo sempre allo stesso risultato. La fisiologia sportiva così consiglia un post-workout glucidico, soprattutto in chi deve fare 2 allenamenti al giorno. Siete dei keniani e andate a fare una seduta di corsa al mattino e una al pomeriggio? Appena finite di allenarvi, è importante rifocillare subito i vostri muscoli di glicogeno. Se invece vi allenate in palestra anche tutti i giorni, ma una volta al giorno, non è assolutamente necessario, appena finite di allenarvi, prendere un post-workout glucidico. E invece per le proteine, assumere le nostre whey, i nostri amminoacidi essenziali o ramificati subito dopo l'allenamento va a migliorare la sintesi proteica? Sì, ma se facevamo soltanto pochi pasti proteici o se non assumevamo abbastanza proteine nel corso della giornata. Che cosa vuol dire? Che chi non assume abbastanza proteine nelle 24 ore e ha un'integrazione post-workout ha sicuramente un beneficio per la sintesi proteica e la massa muscolare. Ma questo beneficio si perde in primis se nelle 24 ore assumete già le proteine di cui il vostro organismo ha bisogno e quindi in questo caso il timing diventa molto superfluo. Soprattutto se già fate 4 pasti con almeno 25-30 grammi di proteine di buona qualità durante il corso della giornata. Quindi, se mediamente, lasciando stare il digiuno notturno, assumete proteine ogni 6 ore, non c'è così bisogno di integrarle subito dopo l'allenamento. Soprattutto perché se 2 ore prima l'allenamento, durante l'allenamento, avete assunto delle whey, degli amminoacidi, questi permangono nel flusso ematico e quindi i vostri muscoli hanno già a disposizione nell'immediato gli amminoacidi di cui hanno bisogno. In soldoni, il post-workout quando realmente serve. Serve unicamente a quelle persone
che post allenamento si sentono talmente spompe, si sentono talmente affaticate che avvertono loro un beneficio nell'assumere qualcosa. Meno fatica avverto nelle 24 ore, meno stress ho e meglio sopporterò gli allenamenti. Non avrò bisogno di scaricare ogni 3-4 settimane, poi ovviamente dipende da tantissimi parametri e non solo da questo, ma comunque continuate benissimo a fare il vostro post-workout se vi trovate bene, perché comunque vi dà le energie per affrontare il periodo post-allenamento. Per voi era uno sforzo fare il post-workout perché non avevate fame, perché tanto comunque 2 ore dopo pranzavate, cenavate, eccetera eccetera, non dovete sforzarvi, perché quello che conta sono i macronutrienti, i micronutrienti che assumete nelle 24 ore, soprattutto se seguite le linee guida dei grandi istituti di alimentazione sportiva, che ci dicono che già con 4 pasti proteici siamo tranquilli per massimizzare la sintesi nelle 24 ore. La finestra anabolica diventa così più una finestra psicologica che può aiutare alcune persone che ne trovano un giovamento, ma dal punto di vista fisiologico non è una finestra di opportunità e soprattutto non è una finestra di anabolismo come si voleva far credere. Perché, come abbiamo già detto in tantissimi nostri video, la fase catabolica indotta dall'allenamento, indotta dal fatto che non diamo sempre nutrienti costantemente al nostro organismo, permette una supercompensazione data da una miglior sensibilità insulinica, da una miglior sensibilità ai fattori di crescita nel momento in cui reintroduciamo i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Il nostro corpo è più intelligente delle strategie alimentari che adottiamo. Se poi volete approfondire questi temi, vi consiglio i libri di fisiologia sull'alimentazione e sportiva, McArdle Catch, Silverstone, qui con me non ho il Costil, che sono il punto di riferimento e ogni tot anni vengono aggiornati un po' come le linee guida, oppure se volete una sintesi in Project Nutrition abbiamo messo tutto. Io vi ringrazio di essere stati a guardare questo video fino alla fine e come sempre noi ci vediamo a un prossimo. A presto!